Il senno di un pellegrino. C'era una volta un ricco cavaliere che abitava un magnifico castello. Egli spendeva molto nell'abbellirlo, ma era di un animo duro, indifferente verso i poveri che gli chiedevano aiuto. Una sera un povero pellegrino, stanco, andò a chiedergli un cantuccio e un po' di paglia dove potesse passare la notte al coperto. L'altero cavaliere si ricusò e gli rispose che il suo castello non era un albergo. Il povero pellegrino non si arrese a questa risposta e volle, con esempi, indurlo a cedergli quello che gli aveva chiesto. Cominciò. Permettetemi, signore, di farvi tre sole domande e poi continuerò il mio viaggio. A questa condizione vi ascolterò, rispose il cavaliere. Prima di voi, chi fu l'abitatore di questo castello? Mio padre. E prima di vostro padre? Mio nonno. E dopo di voi chi verrà? Mio figlio. Ebbene, se ciascuno abita questo castello per un certo tempo e poi lo cede successivamente all'altro, significa che voi siete gli albergatori ed il castello di conseguenza è l'albergo. A che vale che voi spendiate tanta moneta nell'abbellirlo? Pensate piuttosto ad essere caritatevole verso i poveri e acquisterete nel cielo un'abitazione eterna. A queste parole il cavaliere, rimasto commosso, diede ospitalità al pellegrino e da allora si mostrò più umano e caritatevole.